Corsara. E insomma, eri un ragazzino e sognavi il mondo, hai 40 anni e sogni ancora, ma è proprio vero? Stiamo sognando stasera, stiamo sognando col porto di Cetraro, che è un piccolo sogno perché è tantissimi anni che aspettavo questo momento e sono estremamente orgoglioso di Cetraro e del porto, e spero che oggi sia una data speciale perché questo porto possa significare l'apertura di Cetraro in un nuovo livello di apertura ai turisti e di crescita per il popolo cetrarese, perché lo merita. Senti Elio, ma come si fa ad andare via da Cetraro e pensare così in grande, arrivare a Milano e sentire che Milano è piccola, e poi andare a Londra e sentire che forse anche Londra è piccola, e poi arrivare a Tokyo, io solo a pensare, imparare a parlare quella lingua, ma come si fa? Ma guarda, basta, la gente, credo che i nostri giovani dovrebbero comprendere la fortuna di nascere in Calabria. La Calabria era il centro del mondo perché è il centro del Mediterraneo. I calabresi, tutti noi parliamo 4-5 lingue, perché nel nostro dialetto c'è l'arabo, c'è il greco, c'è lo spagnolo, c'è l'italiano. Quindi io non credo di aver fatto niente di speciale, perché credo che è la nostra terra che ci rende speciali. Quindi quello che ho fatto io è soltanto una minima parte, lo possono fare tutti quanti, credo. Ma torniamo alla cucina e soprattutto a questa capacità di accogliere. Ecco, da Tokyo passa il mondo, il tuo ristorante viene raccontato come il ristorante italiano di Tokyo, quindi hai davvero allargato. Giorgio Armani ti ha chiamato come consulente per aprire il caffè Armani a Tokyo. Ecco, ma qual è il segreto per accogliere bene in un ristorante? Ecco, questa è la stagione calda, abbiamo molti ristoratori attivi che giocano la partita insieme a noi. Ecco, qual è il segreto? Che cosa li fa tornare? Perché Armani viene nel tuo ristorante? Schumacher viene a mangiare da te? Perché? Cosa trovano da te che non trovano in altri ristoranti? Ma credo che sia un fattore di semplicità, di prodotti. Io mi sono sempre battuto per portare i prodotti italiani in Giappone, specialmente i prodotti calabresi, infatti importo tanti prodotti dalla Calabria, e credo che la gente, ho imparato una cosa nel mondo, l'eleganza e la semplicità e le cose genuine. E noi siamo pieni qui in Calabria, è questo che vorrei lanciare un messaggio a questi giovani, che dovrebbero concentrarsi alle cose buone che abbiamo in Calabria e cercare di esportarle fuori dalla Calabria. Poi Elio, pensate, ha sposato una giapponese, eh? Quindi tu questo tuo andare per il mondo, questo incontrare, l'hai vissuto in maniera piena. Com'è questa tua famiglia che in parte è calabrese verace come te, in parte è appunto giapponese? Come sono i giapponesi? Qual è la loro caratteristica forte? Mia moglie mi ricorda molto mia nonna, perché addirittura. Il Giappone sembra così lontano, ma il concetto della famiglia, il concetto basilare, credo che è molto molto forte, quindi a differenza della lingua, credo che come cultura siamo molto molto vicini. Il fatto che loro mangiano il pesce crudo, io lo mangiavo da bambino quando andavo a mare, quindi non c'è molta differenza. Noi abbiamo gli occhi rotondi, loro ce l'hanno un po' a mandorla. Un mese fa il premio accanto a Luca Montezemolo, alla Ducati, insomma questa sera qui Montezemolo proprio non siamo riusciti a portarlo, ma ecco, questo premio, al di là di questa riflessione che ho appena fatto, che sapore ha nella tua Cetraro? Ma non le nascondo che sono molto emozionato stasera, perché questa è casa mia, e vedere tutta Cetraro, che è la mia famiglia, qui è la cosa più bella del mondo.
Premio internazionale Made in Calabria, sezione Mondo, ad Elio Orsara, calabrese di Cetraro, che con le sue mani d'oro, il culto per il Made in Italy e l'impegno imprenditoriale ha creato un ponte tra l'Italia e il Giappone. Un tenace ragazzino calabrese che ha realizzato il suo sogno e che ancora oggi sogna. Elio Orsara. Grazie Cetraro.